Abbiamo visto il secondo ciclo di discorsi, nel quale, se ricordate, da una parte Giobbe mette in secondo piano quell'incertezza su di sé, sono giusto, non sono giusto, dice, eh no, eppure io ho consapevolezza di non avere tradito la legge di Dio, sono convinto di aver sempre seguito la sua volontà, diventa più deciso nell'affermare la sua innocenza. Però dall'altra va sempre più in crisi sul chi è il Dio nel quale ho sempre creduto. Perché anche lui l'ha sempre pensato, come i suoi amici. Fai il bene, avrai male. Perché? Perché Dio segue la vita dell'uomo e ricambia, avendo solo questa vita, quando è che deve ricambiare? O de che o niente, è vero o no? Quindi ricambia qui quel che tu fai. Solo che la situazione in cui si trova va a pugni con questa convinzione. Mentre i suoi amici vanno avanti a occhi chiusi, come il toro quando è ben rosso, va avanti dritto e basta. In quella convinzione lui non riesce più a pensare come prima. Quindi è cambiato il suo modo di leggere la realtà nella fede. Perché? Non perché qualcosa, diciamo, dentro di lui qualche pensiero è cambiato, no, no. È la realtà concreta che sta vivendo che fa a pugni con quello che ha sempre pensato. Dice, eh no, a questo punto Dio non è come lo pensavo io. Dio è qualcosa d'altro. Certo, se qualcuno si fosse preso la briga di fargli sapere che alle sue spalle c'era una scommessa, ma nessuno ha pensato. Ma anche Padre se ne è andato bene proprio. L'ha lasciato nelle pentole proprio, diremmo noi. Non sapendo questo, cos'è che ha costretto a dire? Dio, così come l'ho sempre pensato, non è il modo giusto di pensare Dio. Devo arrivare a una conoscenza diversa, perché la mia realtà fa a pugni con quello che ho sempre pensato. No? Fai il bene, avrai bene, altro che bene. Sono il sole d'am, spesso come una cloaca, pesamo, sto imputridendo, deve essere triste anche con lui, vedere che punto fuori dalla pancia, dai brasi, insomma, le mie al massimo. Non è molto simpatica l'immagine, è terribile la situazione. E abbiamo visto che spunta fuori a un certo punto però l'immagine del Goel, vi ricordate? No, Dio non può fregarsene così di me. Davanti a lui, intorno a lui, vicino a lui, deve esserci un qualcuno che prende le mie difese. Ed è scritto in modo tale, cioè pensato, con le poche battute che lo riguardano, questa figura nuova che appare, ed è scritto in modo tale che quasi quasi sembra di pensare, è l'altra faccia di Dio, che non può, Dio non può essere cambiato così di colpo, ribaltare tutto quanto. Davanti a lui, vicino a lui, c'è un qualcuno che mi difende, perché sa che io sono innocente. Però la realtà rimane quella che è. E quindi in questo secondo ciclo cos'è che prevale? L'accusa, cioè quel malessere di Giobbe, percependo che Dio non è come lui lo pensava, che gli fa percepire che Dio in fondo ce l'ha con lui, Dio come nemico. Triste, eh? Anche perché l'idea che Dio non esista manco gli passa per l'anticamera del cervello, ma anche culturalmente forse non poteva neanche immaginare un mondo senza Dio. Mentre per noi è più facile, noi che viviamo nell'epoca della conoscenza scientifica, è più facile illudersi che noi attraverso la scienza abbiamo tutte le risposte a tutti i problemi. B, ma comunque che credo lo stesso, è vero, non ci illudiamo tante volte. Sì, le abbiamo, ma però dopo la vita la tassa con la bocca asciutta perché è sempre l'argomento che va di là. Però ci possiamo illudere perlomeno, per noi Dio sembra quasi un di più. Nel mondo di Giobbe ho notato una cultura simbolica, non scientifica, simbolica. Tutto parte da Dio, quindi puoi pensare che Dio non ci sia è assurdo per loro. Per noi se pensare che Dio ci sia per molti è assurdo. Abbiamo cambiato cielo. Il nostro cielo è vuoto. Vi ricordate cosa ha detto Gagarin nel 53 o 57, non mi ricordo più l'anno esatto, dove ha fatto i primi giri intorno alla Terra? La prima cosa che ha detto, ho fatto 3 volte il giro del mondo, io Dio non l'ho incontrato. Il cielo è vuoto.
D'altra parte ormai sono 500 anni che noi sappiamo che la Terra non è il centro dell'universo, giusto? Dal sistema tolemaico al sistema geocentrico, per noi è un dato di fatto, ma cosa sappiamo noi dell'universo? Noi, che non solo non siamo il centro, ma siamo alla periferia di una delle 100.000 galassie che già conosciamo, che non vuol dire che le conosciamo tutte, né? Perché più si va avanti, più si scopre sempre da noi, vuol dire che chissà quante ganiamo. Noi ne conosciamo circa 100.000. E nella nostra, che è una di quelle buone, circa 100 miliardi di stelle, qui fa che contare di bigami, spanna più, spanna meno, insomma, le cifre degli esperti sono quelle lì. Noi siamo nella coda. Quasi, manca poco la malata Andrea. E forse è quello che ci permette di vivere. Perché se avessimo altre stelle a meno di un anno luce, non so come la metteremo, come la impaglieremo. Io ho tutto adesso qui dessui, che giro, giro l'uno, giro l'altro, giro che l'altro. La stella più vicina è a 2 anni luce, ma è una sola, né? E siamo lì nella coda. Uno di tanti, anche che quanti sono i pianeti del sistema solare, ho detto di scoprire giù. E il voto non è fodesimo, non me lo ricordo neanche più ormai. Quando la scuola mi era 7, dopo l'ho scoperto giù, e poi buon giù, e poi giù. Io non sono vecchio vecchio, però, gli 60 anni che studio più che le robe lì, praticamente, quasi, insomma. Han declassato? Ah, poi, niente, allora giù di meno, addirittura. Comunque sia, è uno di tanti pianeti di questa stella piccola, tutto sommato. Voi sapete che il Sole è considerato quasi una stella nana, è di settima grandezza, non è proprio piccola, 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 però insomma, e forse è la nostra fortuna, perché ha quella grandezza giusta per poter vivere almeno 10 miliardi di anni, mentre tante stelle le nasce nemmeno. La nostra 10 miliardi, ci chiesa passaccia, o si cos'è, restiamo 3 o 4, forse riusciamo a bere il caffè dopo domani sera, insomma, ecco, no? A questo punto dov'è il centro? Dov'è Dio? Ma semplicemente da quando si è scoperto che la Terra non è un piatto ma è una palla. Messo che Dio che è in cielo, guarda su. Che? Dov'è Dio? Nel cielo, guarda su. Ma è solo su. Per carità sono battute queste qui. Cos'è su? Cos'è giù? Dov'è Dio? E poi, Galileo tutto deve fare che interessasse. Del terzo pianeta di quella stella lì che è della frangia ultima della galassia, Gagna il Total Dedra e 100.000 galassie. Tutti i sassi. Avrà nient'altro da fare in giro? Ci sarà nessun altro possibile? Abbia creato tutto questo po' di roba solo per noi? Per far vivere noi? Alle butte fa la pochenne? Il Gatep, il Gaspasio? L'ammetto lui, vero o no? Sono tutta una serie di domande che per noi, possiamo dire ridendo e scherzando come facciamo adesso, la cosa lascia il tempo che trova, ma per tanti invece è diventato un problema. Comunque, la NASA ha ufficialmente dichiarato che ci sono 30 Ma io direi almeno 300.000 nel mondo, potenziali. Dopo. Vuol dire che ci sono altre forme di vita comunque. Ah, può darsi. Cioè, dico, può darsi. Finché non ne trovi. No, non cambia niente. Non cambia niente perché Cristo, basta leggere San Paolo, lettera agli Efesini, parla del Cristo cosmico, perché tutto il cosmo, cioè tutto il mondo, così come Dio l'ha creato, è chiamato alla redenzione. E arriva alla redenzione attraverso Cristo, perché se è vero che Gesù di Nazareth è Dio fatto uomo, in sé assume tutta la creazione. Rappresenta tutta la creazione. Dopo come fa? Vabbè, a fare i soldi, non chiedete a me come fa, semmai. A noi Cristo interessa per noi. Senz'altro è venuto per l'umanità sulla terra. Se poi può servire anche a qualcun altro, beh, amò. Ma come fanno a saperlo? A fare i soldi, che sai, semmai. È vero o no? Poi non è detto che altre iniziative di vita abbiano seguito la nostra storia, che siano stati così furbi come noi da fregarsi con le proprie mani fin dal primo minuto.
Può essere che si è stati anche migliori magari di noi, chi lo sa? Non è obbligatorio dir di no. Io penso che quando arriviamo di là troveremo di quella sorpresa che restiamo a bocca aperta. C'è che trovare magari visì una vita che insomma Oscar Haas, per esempio, altro è un figlio di Dio come me, insomma, per dire, per carità. Quando saremo là vedremo come sarà e ci regoleremo di conseguenza, è vero o no? Stavo dicendo che per Giobbe è assurdo, gli passa neanche per l'anticamera del cervello pensare che siccome Dio non è come lo pensavo io non c'è, no, no, no. Guarguto le cambia a me al limite. E però entra pian piano, comincia ad apparire nel secondo ciclo quel bisogno comunque di confrontarsi con Dio, dal sentirsi maltrattato, il bisogno di riscatto che diventa, sento me su un tavolo, o metto le gide faccia la rotere e decidiamo. E questo aspetto progredirà sempre di più nel terzo ciclo, che è quello che andiamo a leggere adesso.